La scienza fa spettacolo, anche quest'anno Unicam protagonista di Sharper, la notte europea dei ricercatori, con tanti appuntamenti dalla mattina alla sera. Tra questi, nel pomeriggio, la bellezza del mondo vegetale. L'idea è quella di fare un colloquio, un discorso sui diversi modi in cui diverse sensibilità percepiscono il bello delle piante. È una bellezza molto minacciata, veramente corriamo il rischio di perderne gran parte, ma rendere la cittadinanza, gli studenti consapevoli di questa bellezza è un piccolo contributo per la sua conservazione, perché conoscere significa anche tutelare. E la curiosità è che abbiamo appunto uno dei più famosi pittori italiani di pittura naturalistica che segue è l'erede della tradizione inglese dell'iconografia naturalistica. Abbiamo il Maurizio Biancarelli, che invece è un fotografo del National Geographic, quindi è una personalità da questo punto di vista, che si interfacceranno con degli studenti del corso in ambiente e gestione naturale delle risorse naturali. Insomma. E farò un intervento per questo evento Sharper sull'importanza della bellezza del fiore e perché il fiore è diventato così bello ai nostri occhi, che però purtroppo non è la motivazione principale per cui i fiori sono diventati così belli. Parlerò principalmente della forma e del colore, di come questi si sono evoluti in un certo modo proprio per avere un'interazione con gli animali e in questo modo aumentare l'efficienza di riproduzione dei fiori. Una giornata impegnativa con tanti eventi, abbiamo iniziato questa mattina con bambini delle scuole elementari, poi con ragazzi delle scuole medie, poi abbiamo avuto tante iniziative fatte con i nostri studenti, abbiamo fatto delle iniziative nelle nostre sedi collegate, Matelica, San Benedetto, e uno spettacolo incredibile anche l'evento che abbiamo organizzato alle grotte di Frassassi. Siamo stati in diretta con tanti altri rettori che partecipano a questo progetto, perché Sharper è un progetto della Comunità Europea, un progetto dell'Unione Europea, proprio per la valorizzazione e la divulgazione della scienza. Dobbiamo trasferire conoscenza alle comunità e questo può essere fatto con iniziative come Sharper, perché di scienza ce n'è bisogno. E c'è bisogno non solamente di scienza, ma anche di nuovi scienziati. E quindi dobbiamo educare le nuove generazioni alla scienza, far capire che la ricerca non è qualcosa di negativo oppure di difficilissimo. La ricerca è qualcosa che tutti possono provare a fare e soprattutto dobbiamo investire sui giovani, perché le sfide del futuro saranno importanti. Questa è l'ultima parte di una giornata che è stata davvero intensa. E in quest'ultima parte vogliamo mostrare come anche tutti i ricercatori sono delle persone normali e come anche nella pittura a volte le cose nascono ad esempio per sbaglio, così nella ricerca bisogna provare, insistere e continuare, soprattutto fare, impegnarsi, essere curiosi come anche nell'arte. Abbiamo fatto questa analogia, la pittura all'arte, per cercare appunto di andare anche verso la popolazione e far vedere a tutti chi è ricercatore. La ricerca è fondamentale per un'università, per essere università. Non si può insegnare quello che non si all'università, quello che non si studia per fare ricerca. E quindi è la base della formazione anche dei nostri studenti. È quello che poi dà quel di più che serve a creare delle persone che siano significative per il futuro del nostro paese. Questa ricerca nasce dal piccolo e va nel grande. Io sto collaborando ad esempio con una grande industria di Milano, una multinazionale, quindi possiamo dire che siamo una piccola università, ma siamo dei grandi nel fare le cose. La ricerca non è noiosa, è faticosa, dà soddisfazioni, poi ogni tanto bisogna prendersi anche qualche momento di svago, di divertimento. È bene che ci sia un'apertura
per tanti motivi. Uno, sicuramente perché la divulgazione della scienza fa crescere la conoscenza in generale della collettività, ma se ci pensiamo anche il fatto che l'università venga vista e si capisca quello che si fa dentro l'università diventa importante proprio per il sostentamento dell'università stessa.